È normale che se non si hanno i voti da soli per eleggere un presidente. Anche per me è normale, eravate voi che dicevate che non bisognava fare compromessi e accordi, per guardi, questo io lo dico. I compromessi significa, diciamo, cedere a delle leggi porcata che vengono approvate, che sono state approvate in tutti questi anni, che noi abbiamo sempre contrastato, che vanno contro i nostri principi. Quando in realtà si parla di democrazia, quindi di dare un senso alle istituzioni, rispettare le istituzioni, allora bisogna sedersi al tavolo, vedere i numeri e cercare, diciamo, un accordo per individuare la migliore figura di garanzia per il Paese, per il Parlamento. Questo lo vedremo, l'ho già detto, lo vedremo come agirà al Senato. È ovvio che ha una storia politica in Forza Italia, quindi è ovvio che adesso vedremo alla prova dei fatti. Noi ci siamo occupati della Camera dei Deputati, io ho votato la Camera dei Deputati, Roberto Fico è una figura di garanzia, dall'altra parte dico che i senatori vedranno come agirà la Presidente del Senato. Da questo punto di vista adesso è un modello da riapplicare verso il governo a questo punto? Si vedrà. Prima c'è l'ufficio di presidenza della Camera dei Deputati e del Senato da decidere. Ah, poi sul governo ovviamente si faranno i passi, il presidente Di Maio soprattutto si muoverà.